La parità scolastica è ancora un miraggio e la legge 62/2000 deve essere completata. Appare così il messaggio del convegno nazionale organizzato dalla FILINS, Federazione Italiana dei Licei Linguistici e Istituti Non Statali. Oltre 200 dirigenti di altrettante istituzioni scolastiche paritarie, capitanate da Giovanni Piccardo, presidente della federazione, hanno esaminato la normativa del settore, le implicazioni dovute all'attuale crisi economica, la riforma Gelmini e i nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro per i docenti. Piccardo fa una sintesi del convegno. La legge numero 62 del 10 marzo 2000, voluta dall'allora governo di centrosinistra, deve essere rivista. Inoltre, quando si parla di finanziamenti alle scuole private, ci si riferisce soltanto alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie convenzionate. Infatti, tutte le altre scuole non statali, medie e superiori, non hanno alcun tipo di finanziamento pubblico. Non a caso, alcune regioni come la Lombardia, la Sicilia e Trento, per agevolare il diritto allo studio, hanno introdotto il buono scuola a favore delle famiglie che scelgono la scuola paritaria per l'istruzione e la formazione dei loro figli. Tuttavia, continua il Presidente, la proposta di legge per la finanziaria 2010 prevede, ancora una volta, una drastica riduzione dei finanziamenti alle scuole dell'infanzia e primarie. Si parla di 135 milioni di euro in meno. Ancora una volta, associazioni e parlamentari hanno espresso il loro disappunto, sperando che alla fine, come è già successo, il governo ci ripensi e restituisca le forme decurtate. La parità sarà realizzata realmente soltanto quando le famiglie potranno scegliere anche le scuole private, medie e superiori, senza ulteriori costi, almeno per quanto riguarda la fascia dell'obbligo che attualmente è fino all'età di 16 anni. Al convegno hanno partecipato l'onorevole Cristiana Muscardini, che ha tracciato il panorama dell'istruzione in ambito europeo, e l'onorevole Dario Rivolta, presidente del movimento Libera Scuola, di cui la FILINS è socio fondatore, che ha raccontato le attività del tavolo di consultazione istituito dal ministro Gelmini con le associazioni delle scuole non statali. Anche Giovanni Trainito, coautore del compendio della legislazione sull'istruzione Giannarelli, Sergio Scala, vice direttore della Direzione Generale per lo Studente, e il segretario nazionale della CISL Scuola, professore Raffaele Di Lecce, hanno preso parte al dibattito. A concludere le parole di Giovanni Piccardo, i cosiddetti diplomifici, il cui numero è ormai ridotto a pochi casi ben individuati, ma che infangano l'intero settore, avranno vita breve, in quanto la richiesta delle famiglie e della società è indirizzata ad una maggiore qualità dell'istruzione e al raggiungimento di reali capacità e competenze da parte degli studenti. Il ruolo delle scuole paritarie è appunto quello di soddisfare tali esigenze in alternativa a quello della scuola di Stato. Solo così il servizio pubblico da essa svolto avrà un futuro di maggiore soddisfazione e considerazione. Sono abbastanza soddisfatto perché la partecipazione è stata anche superiore alle aspettative. Gli argomenti che abbiamo affrontato sono stati veramente interessanti, anche i relatori molto bravi nell'esprimere le loro conoscenze e le loro opinioni, quindi veramente posso dire che il convegno è stato positivo sotto tutti i punti di vista. Un complimento alle ragazze e ai ragazzi del Santa Maria che hanno partecipato a questo convegno in qualità di vallette, diciamo, e di operatori TV. Grazie, ci vediamo a scuola.